Buongiorno a voi. Prendiamo posto. Prendiamo posto, cominciamo con un po' di ritardo, ma neanche tanto, tutto considerato. Quindi cominciamo bene. Allora, due brevissime parole da parte mia. E quindi a nome mia e della, a nome mio e della collega Anna Fileri, con la quale abbiamo condiviso pienamente tutti i passaggi per l'organizzazione di questa iniziativa. Come prima cosa vi ringraziamo per essere qui e per voler condividere con noi questa giornata che prevediamo intensa, dedicata alla necessità di comprendere e dialogare sulle paure legate al terrorismo e sulle trappole dei pregiudizi. Una tematica delicata, complicata, che abbiamo ritenuto, in quanto pedagogiste, necessitasse di spazio e di tempo, di attenzione e di tentativi di comprensione. Una tematica che ci richiama anzitutto alla necessità di cercare di comprendere. Non dico di comprendere, di cercare di comprendere. I volti, i risvolti, le contraddizioni, le verità che non si riescono a raggiungere, le paure che scaturiscono da questa realtà. E siccome siamo responsabili educativamente, non tutti più o meno qui, abbiamo ritenuto indispensabile poter trovare un momento per parlarne, proprio per incominciare a mettere in campo il tentativo di comprendere. E quindi per fare questo abbiamo appunto coinvolto relatrici e relatori da un punto di vista interdisciplinare, molto caro alla prospettiva pedagogica interculturale, e sicuramente necessario per affrontare una tematica, come dicevo prima, delicata e complicata. E ci aspettiamo davvero una bella ricchezza di presentazioni. Abbiamo cercato persone che potessero mostrare con le loro conoscenze, le loro riflessioni, volti diversi, alcuni almeno, dei volti diversi di questa realtà. E quindi incominciamo così, per arrivare poi nel pomeriggio magari anche a parlare di pace, quando avremo con noi Cecilia Strada. Vi anticipo che la mattinata sarà un po' intensa, e vi cercheremo, tecnologie permettendo, di tenerli abbastanza serrati. Non abbiamo previsto una pausa, chi non ce la fa, chi ce la fa resta con noi. Vi anticipo che alcuni, almeno dei contributi che verranno presentati oggi, saranno poi pubblicati sulla rivista online Educazione Interculturale, quindi se avete voglia di riprendere la lettura e la riflessione su questi temi ci sarà anche questa possibilità. La giornata di oggi è stata resa possibile dal sostegno e dal finanziamento che ha messo a disposizione la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione. In particolare ringraziamo la Presidente della Scuola, Roberta Saldin, il Vicepresidente che abbiamo con noi, Maurizio Fabbri, nonché il Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Luigi Guerra. Un ringraziamento particolare sicuramente al professor Antonio Genovese, che è il primo che nel nostro contesto ha parlato, inserito la disciplina della pedagogia interculturale. Un ringraziamento al team dei tecnici, in particolare Laura Malin, Silvia Pasqualotto, ai tecnici del MELA, Laura Corazza e Silverio Albertazzi, nonché al CESIA che ha fornito il suo supporto attraverso l'operato di Manuela Colin per realizzare il primo video che andremo a vedere insieme, tecnologie permettendo, e che è stato raccolto il 4 febbraio, lo dico sin d'ora, con Franco Cardini che è uno storico. A questo punto passo la parola al direttore del dipartimento e o al vicepresidente.
è lo stesso discorso, siamo abbastanza in pace tra di noi, nonostante quello che si dice sul rapporto tra scuola e divertimento. Ma io devo soltanto fare un saluto introduttivo e lo faccio subito ringraziando ovviamente Stefania Lorenzini e Anna Pileri per il lavoro che hanno fatto. Dietro questa presentazione, in cui ringraziamo tutti te che ci sono state anche giornate convulse di grande difficoltà organizzativa, perché siamo sempre purtroppo non troppo organizzati, tra l'altro neanche si è alluvionato anche il dipartimento, quindi siamo anche in una situazione assolutamente precaria. Io voglio aggiungere una cosa che mi sta turbando in questi giorni. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa di comprensione di fenomeni, quindi appartiene a pieno titolo alle logiche, allo spirito, all'etica dell'università. E esiste anche una forma di comprensione che noi stiamo cercando di praticare, che è quella della cooperazione, non soltanto dello studio, ma di quel tipo particolare di studio, voglio dire, che consiste nel partecipare secondo logiche paritarie, impegnate, che sono di studio, di ricerca, di azione, anche ad azioni di intervento in situazioni particolarmente complesse nell'ambito del nostro pianeta. Ora, la cosa che mi turba è che, nonostante tutti i nostri sforzi, ancora una volta la cooperazione non è stata inserita fra gli elementi, diciamo, per i quali i dipartimenti, le scuole possono essere valutati, possono essere biasimati se non fanno niente o comunque premiati se invece fanno qualcosa. È una cosa dal mio punto di vista scandaloso, siamo tutti tesi a definire come internazionalizzazione o anche interculturalità le logiche del public or perish, cioè del collegarsi soltanto con enti che posseggono la AAA, non certamente invece con realtà che presentino collocazioni diverse all'interno del nostro panorama culturale consolidato. Abbiamo una lista pubblicata dall'Ambur di una trentina di codici, con altrettanti e anche di più sottocodici che specificano quello che le università possono fare per essere premiate, ad esempio caffè letterari o altre cose. La cooperazione non esiste tra queste cose, nonostante una legge nazionale, in modo del tutto insufficiente, ma comunque in qualche modo dica che l'università deve fare cooperazione. Nell'articolo 4 della legge istitutiva della cooperazione c'è scritto che l'università lo deve fare. Nonostante questo, e nonostante il Presidente del Consiglio abbia detto che più che corpi d'armata bisogna fare operazioni di cooperazione, nonostante tutto questo, le università che fanno cooperazione e il nostro Dipartimento fa cooperazione ci trovano per queste penalizzate, non certamente premiate. Ecco, io lo voglio dire, in questa sede non c'entra niente, c'entra con un applauso invece a quelli, come le colleghe che ho citato prima, stanno facendo comunque azioni che dal punto di vista della carriera sono a perdere, ma dal punto di vista politico culturale sono di estrema utilità. Grazie. Buongiorno a tutti, è un grande piacere stamattina essere qua e avervi in tanti, anche a fronte del fatto che siamo impegnati con le attività di Alma Orienta, quindi molti colleghi si scusano, porto io le loro scuse, avrebbero voluto essere presenti, ascoltarvi, partecipare, e invece sono nei padiglioni della fiera per raccogliere gli studenti del liceo. Tra un po' li raggiungerò, quindi anch'io non sarò in grado di seguire i lavori della giornata, però la stiamo registrando, poi verranno pubblicati gli atti, quindi recupereremo sicuramente. Mi limito a fare una breve riflessione a titolo di saluto. E il 23 e 24 giugno del 2013 Edgar Morin e David Ramadan hanno un dialogo tra di loro, tra i valori del laicismo proprio dell'Occidente, del pensiero debole occidentale, di quel processo di riforma del pensiero che va avanti da decenni, e i valori propri dell'islamismo, di un islamismo colto, temperante, moderato, intelligente, illuminato. È un dialogo splendido che rivela le enormi possibilità di comunicazione che ci sono tra culture. È un dialogo che fa venire voglia di andare avanti, di entrare nel merito, di capire di più, di approfondire. È un dialogo che suscita l'interesse per l'esperienza della diversità, della differenza, che negli ultimi anni rischia di essere sempre più curvata in negativo. Ecco, sono importanti iniziative come queste di Stefania Lorenzini e di Anna Pileri, che tentano, come quel dialogo di Morin e di Ramadan,
di contrastare un contesto culturale nel quale siamo sempre più assediati dalla paura del diverso. Il diverso chi è? Non lo conosciamo più, sempre più quando pensiamo all'islamismo, anche se non siamo in linea con quel modo di pensare, si attivano degli automatismi, delle associazioni improprie, per cui pensiamo al terrorismo, pensiamo all'ISIS. Ecco, queste iniziative hanno il grande potere di contrastare questa operazione che dura ormai da diversi anni. Già alla fine degli anni 90 qualcuno ci disse: nel nuovo ordine mondiale la lotta di classe sarà sostituita dallo scontro di civiltà. Forse qualcuno è convenuto, almeno sicuramente. Grazie e vi auguro buon lavoro. Ecco, adesso la parola a Antonio Genovese, che coordinerà la giornata. E poi cominciamo. Ma le nostre tecnologie dobbiamo tutti tirare sull'acqua il dipartimento per adesso. A proposito di dematerialità. Ecco, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie a tutti i relatori di essere qui per questa nostra giornata importante. I temi su cui discuteremo sono comprendere e dialogare sulla paura del terrorismo e sulle trappole del pregiudizio. Temi importanti, difficili, difficili da affrontare, proprio per questo è necessario uno sguardo multiplo, da più punti di vista. Io non ho intenzione di fare introduzione né relazioni, provo a mettere giù tre punti che a me sembrano importanti per definire un po' un contesto all'interno del quale stanno avvenendo questi cambiamenti enormi che ci riguardano e ci toccano tutti da vicino. Un primo punto che mi sembra molto importante è quello delle migrazioni, ma anche dei morti collegati a queste migrazioni. Provo a farlo prendendo tre giornali italiani su questi temi qua. L'Avvenire del 24 febbraio, pochi giorni fa, 2016. Il numero dei migranti arrivati in Italia, in Grecia e in Italia nel 2016 ha già superato la soglia dei 100.000. 110.054 sono esattamente gli arrivi di questo periodo. Dall'inizio dell'anno, dal 21 febbraio, la sola Grecia ha ricevuto circa 102.547 persone, la sola Grecia. Per l'Italia, dopo diversi giorni senza arrivi, principalmente a causa del mare mosso, si ha un totale di 940 migranti. Sono stati salvati in un solo giorno nel canale di Sicilia e dall'inizio dell'anno sono circa 7.500 migranti. Fate un po' le proporzioni con quello che succede in Italia, con i titoli e come la politica giochi su questi dati. Molti sono morti all'interno del mare d'Egeo o del mar Mediterraneo. Fra questi morti ci sono molte donne e molti bambini. La stampa dell'11 febbraio 2016 dice: la strage silenziosa nel Mediterraneo, oltre 3.200 morti nel 15, di questi più di 700 bambini. Più di 700 bambini. Riporta la stampa la denuncia del direttore generale della Fondazione Migrantes, Monsignor Giancarlo Perego: l'Europa, che trova sempre risorse per bombardare, non trova risorse per salvare vittime innocenti. L'operazione europea Triton, che è quella che ha sostituito per l'italiana di Mare Nostrum, è una vergogna che pesa sulla coscienza europea. È una vergogna che pesa sulla coscienza europea. Un altro giornale di alta tendenza, il Giornale per l'appunto, dice: Giornale, nel 2013 era stato l'anno dei record, poi lo stato il 14 e il 15, e ormai la celebre crisi dei migranti e l'oltre 1 milione di nuovi arrivi nella sola Germania doveva detenere ogni primato. E invece, con molte probabilità, dice il giornale, il 2016 sarà un anno in cui ci sarà il più alto numero di sbarchi sulle coste europee di profughi che attraversano il Mediterraneo. Quali sono, continua ancora il giornale, le rotte maggiormente battute? Sono quella spagnola, che parte dal Marocco, dall'Algeria, quella italiana, sbarcano a Lampedusa e nelle coste siciliano-calabresi,
quella balcanica, sbarcando in Grecia, attraversando la Macedonia, la Serbia e la Croazia, arrivando in Austria. Gli sbarchi nella sola Italia sono stati circa 6.500, quindi quando si va a vedere le cifre, sono circa 102.000 in Grecia, 6.200 in Italia. Numeri in realtà in leggero calo, dice il giornale, rispetto allo scorso anno, quando a questo punto dell'anno erano stati registrati 7.771 nuovi arrivi. La nazionalità, che è molto interessante questo passaggio di questo articolo, le nazionalità più diffuse sono afghani, pakistani, nigeriani, senegalesi, malesi, marocchini. Molti di essi, ovviamente, secondo il giornale, non avendo requisiti, hanno visto respinta la propria richiesta d'asilo. Ah, guarda caso strano, in questo articolo, in questo pezzo che vi ho letto, manca assolutamente qualche riferimento al punto nodale, da dove stanno arrivando in questo momento gli immigrati, cioè dalla Siria, dall'Iraq, dal Medio Oriente e da tutte le zone di guerra. Di questo il giornale non fa menzione. Secondo punto molto importante, quindi diciamo migrazione e morti, il secondo punto è che tipo di migrazione e immigrazione ci troviamo noi davanti oggi. Beh, i nuovi migranti, come ho appena detto, provengono ormai in grandissima maggioranza dalle zone di guerra. Cosa è successo che ha cambiato negli ultimi anni i connotati dell'immigrazione sia in Italia sia nel resto d'Europa? Io credo che si debba partire da una data che per me è simbolica ed è molto importante. Si debba partire dal 17 dicembre del 2011. Cosa è successo il 17 dicembre 2011? E soprattutto in che modo ha cambiato di segno l'immigrazione? Beh, un giovane venditore ambulante tunisino di nome Mohamed Bouazizi si è dato alle fiamme per protestare contro l'impossibilità di sopravvivere senza lavoro e senza risorse. Mohamed faceva il venditore ambulante, probabilmente abusivo, di frutta e verdura nella città di Sidi Bouazid in Tunisia. La polizia gli confisca la sua mercanzia, il suo carretto, probabilmente perché era privo di permesso per la vendita ambulante, oppure, come dicevano altre fonti a suo tempo, perché era stanco di essere taglieggiato continuamente dalla polizia per pagare il pizzo, insomma per fare il venditore ambulante, quindi si rifiuta di pagare la tangente e si dà fuoco per protesta davanti al palazzo del governatore locale. Muore, dopo pochi giorni, muore a causa delle ferite importanti. Beh, quella morte è stata una morte molto pesante, perché ha dato l'avvio in diversi paesi arabi ad una serie di morti che poi sono stati battezzati un po' dai giornali quando sotto il nome della primavera araba, cioè una ribellione guidata soprattutto da larghe masse giovanili disoccupate contro i regimi autoritari dei paesi, ma una rivolta anche contro i regimi economici di quei paesi che non lasciano alcuna possibilità di futuro e di sopravvivenza ai giovani arabi. Ecco, questi eventi hanno cambiato significativamente il volto dell'immigrazione. Dal 2011 gli immigrati cosiddetti economici, chi si muove solo per ricerca di lavoro, che arrivavano in Italia o in Europa, sono decisamente diminuiti e sono aumentati moltissimo gli immigrati di guerra, richiedenti asilo. Dunque, le guerre, le catastrofi naturali, i conflitti politici sono via via diventati i principali fattori di spinta dei processi migratori, uniti ovviamente anche al disagio economico, alla fame del mondo, certamente, però è soprattutto questo, le guerre che stanno facendo diventare l'immigrazione un fenomeno strutturale che riguarda ormai non solo le società ricche, ma anche diverse altre società molto più povere. Ormai quando si parla di rifugiati politici si parla di rifugiati interni e di rifugiati esterni. I rifugiati interni sono quelli che da una zona del proprio paese scappano in un'altra zona del proprio paese o scappano, attraversano appena le frontiere ma rimangono molto vicini al loro paese. O in più ci sono quelli, come sta avvenendo, se pensate per esempio a quello che è successo in Siria, in primo momento sono scappati verso la Turchia, sono rimasti vicino alle frontiere turche. Poi sono passati in Grecia e dalla Grecia hanno tentato di arrivare nel nord Europa. Quindi c'è questa dinamica dell'immigrazione, non è così semplice, no? E anche i numeri sono davvero numeri paradossali, perché noi certo 102.000, 103.000 sono molti, non è che
Ma pensate che solo la Turchia in questo momento qui c'ha circa 4-5 milioni di rifugiati siriani o iracheni e così via. Il Libano, che è un paese piccolissimo, ha già credo oltre 3-4 milioni di rifugiati fra palestinesi, siriani e compagni. Beh, cioè, numeri incredibili, incredibili. Allora, un punto decisivo, che è il terzo punto che mi permetto di mettere sul tappeto per riflettersi un po', è il tema delle guerre nel mondo. Le guerre nel mondo. C'è un sito che è molto interessante, che potete andare a vedere, che è www.guerrenelmondo.it ed è un elenco aggiornatissimo di tutte le guerre grandi fra stati o anche guerre interne fra piccoli gruppi che contrastano il potere esistente, e qui veramente è davvero incredibile questa guerra. Io ho fatto questa ricerca qui poco meno di un anno fa, sono andato in questi giorni ieri per realtà a vedere cosa sta succedendo. Per esempio, in Africa erano 27 stati e 177 tra milizie, guerriglieri, gruppi separatisti, gruppi anarchici coinvolti. Passato neanche un anno sono 28 stati e 201 le milizie guerrigliere con gruppi separatisti e così via. I punti caldi ve li dico solo alcuni così in maniera molto affettuosa, ma pensate l'Egitto, la Libia, il Mali, la Repubblica Centrafricana, la Nigeria, eccetera, eccetera, eccetera. Sono 28 stati. Medio Oriente, 8 stati ed erano 215 gruppi milizie guerrigliere. Oggi sono 8 stati, e sono 229 i gruppi guerriglieri che si stanno organizzando. In Asia erano 16 stati e 145 milizie, oggi sono 16 stati e 157 milizie guerrigliere e così via. Punti caldi dell'Asia li richiamo perché li conosciamo bene: l'Afghanistan, la Birmania, le Filippine e così via. Paradossalmente le Americhe sono il continente dove si hanno meno, non c'è stata crescita, erano 5 stati, 25 fra cartelli di droga, milizie guerrigliere, sono ancora gli stessi 5 stati e 25 cartelli. E in Europa non siamo fuori da questo meccanismo della guerra e della guerriglia. Erano 9 stati e 74 milizie guerrigliere, gruppi separatisti, oggi sono 9 stati, 75 milizie e gruppi guerriglieri, riguardano la Cecenia, il Dagestan, l'Ucraina e così via. Totale, state un po' attenti al totale perché non sono piccole cifre, sul totale degli stati coinvolti erano 65, sono diventati 66, il totale delle milizie guerrigliere o gruppi separatisti che sono coinvolti erano 638, sono 689, quindi abbiamo 66 stati coinvolti, 689 gruppi coinvolti. E a questo punto a me viene sempre in mente, da un bel po' mi gira nella testa, la frase di Papa Francesco quando ha parlato di c'è già la terza guerra mondiale in atto. E se guardiamo queste cifre è così assurdo dire che c'è già la terza guerra mondiale in atto. Basta guardare con più attenzione anche quello che sta succedendo oggi in questi giorni, quali sono gli stati che partecipano ufficialmente a qualche tipo di guerra e quanti siano i gruppi, per rendersi conto che c'è in atto qualcosa che somiglia a una guerra mondiale. Beh, questo punto qui andrebbe anche ripreso all'interno del tema più complessivo, che però non ho intenzione di sviluppare, però non posso non accennare, che è il tema della globalizzazione. Cosa sta succedendo qui? Cosa sta succedendo nel mondo? Quali sono i processi un po' che ci riguardano? Beh, nel novembre del 14, sempre Papa Francesco, ha reso pubblica la sua prima esortazione apostolica, intitolata Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Io non sono cattolico, quindi non conoscevo bene la gerarchia degli atti, ma ho scoperto che l'esortazione apostolica è un documento ufficiale della Chiesa, che nella gerarchia degli scritti ufficiali viene subito dopo l'enciclica, quindi ha un valore molto forte. È una sorta di lettera indirizzata a tutta
ovviamente a tutti, ma in particolare alla Chiesa, chi sta dentro la comunità, perché riguarda appunto l'interesse generale della Chiesa, eppure ha avuto pochissima risonanza, forse troppo poca rispetto a quello che meritava. Vi leggo solo un pezzettino che mi sembra molto collegato a quello che abbiamo appena detto. Dice questa enciclica, scusate l'esortazione, dice: la cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle ma non sono nulla, sono l'illusione del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione noi siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza, ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda più questa sofferenza, non ci interessa, non è affare nostro. In un altro intervento di Papa Francesco aveva parlato a questo proposito di persone, di grandi gruppi, di grandi masse che ormai stanno diventando lo scarto dell'umanità, perché non servono più a niente, non vanno più nemmeno nel circuito economico. Ed un po' quello che davanti ai nostri occhi, quello che sta succedendo con gli immigrati in questi giorni, no? Nessuno li vuole, perché? Perché non servono più a niente, non servono al circuito economico, anzi possono diventare un peso. Per mettere sul tappeto anche un altro punto di vista, quello laico, che ovviamente è anche quello che sento più vicino, e vorrei leggervi una poesia che ha scritto un autore molto importante, Henry De Luca. È una poesia che a mio parere è una sorta di preghiera laica, molto interessante sul tema appunto dell'emigrazione e delle morti. La poesia si intitola Mare Nostrum, Mare Nostro. Voglio ricordare a me e a tutti quanti voi che il Mediterraneo era il Mare Nostrum, era il mare di tutti noi, perché ci metteva vicini, non ci allontanava ma ci avvicinava, ci rendeva, è il mare nel quale è cresciuta la civiltà, le civiltà africane come la civiltà egizia, è cresciuta la civiltà greca, la civiltà fenicia, la civiltà latina e così via. Dunque era davvero il mare nostro, il nostro mare. Dice De Luca: mare nostro che non sei nei cieli e abbracci i confini dell'isola del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni, senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature, che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento, al tramonto dell'uva di vendemmia, ti abbiamo seminato di annegati, più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia e poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, fai d'autunno per loro, da carezza, da abbraccio e baci in fronte di madre e padre prima di partire. Ecco, a me sembra molto bella, sembrano molto belle anche due voci molto diverse, punti di vista molto diversi, però parlano una stessa lingua, parlano la lingua della pace, e la lingua della pace credo sia proprio lo sfondo su cui è stato organizzato da Anna e dalla Stefania questo convegno, e io ringrazio molto tutti voi, ma in particolare Anna e la Stefania per aver organizzato tutto questo. Grazie. Yeah.